C'è un nuovissimo episodio, ragazzi, mi scuso per lo scorso episodio, è durato tre quarti d'ora tipo, ma mi sono accorto che ho registrato così tanto. Comunque, allora ragazzi, purtroppo dobbiamo aspettare un'altra partita prima di provare a fare un assalto al terzino. Intanto ho trovato anche altri esterni interessanti, molto interessanti. Purtroppo non arrivano notifiche, quindi niente, sta partita si va a giocare. Eccoci qui ragazzi in casa dello Swindon Town. Quarta giornata di campionato, siamo al County Ground a Swindon. Insomma, una partita importante, seppur ancora non siamo al 100%. Poi veniamo da una partita infrasettimanale, insomma, siamo un pochino acciaccati, ma questa è la nostra situazione, siamo quinti momentaneamente, insomma, siamo messi piuttosto bene. Abbiamo iniziato molto bene il nostro campionato, stiamo sicuramente in fiducia, ma questa fiducia viene dall'anno scorso e anche dalla vittoria in Coppa. C'è una situazione veramente positiva, un'atmosfera nello spogliatoio è buona e quindi insomma le cose è chiaro che vadano più in discesa rispetto magari ad altre società e bisogna assolutamente sfruttare questo momento. Va bene ragazzi, qui intanto le squadre si salutano anche con gli arbitri e via si parte, parte Swindon Town Bolton. Brockbank, recuperiamo palla con Comley, subito Guttau, tenta un lancio lunghissimo ma è fottutamente perfetta sta palla, attenzione! In mezzo, Guttau di testa! Mamma mia! Guttau ha fatto il massimo. Un po' che zuccata che gli ha dato dopo il difensore. No, la palla sulle stelle, ma. Politic. Attenzione, Politic. Bella che larga dall'altra parte. Brockbank, il cross del fondo. Che cazzo ha fatto De Fons? Ragazzi, era solo. Io veramente, ragazzi, dritto per dritto ha tirato. Incredibile come ci caghiamo un gol fatto praticamente. Un gol fatto. Ancora la palla per il numero 7 che punta Brockbank. No, col tacco, Palmer. Palmer chiuso da Comley, bravissimo. Ancora possiamo ripartire, è un ennesimo contropiede. La palla passa, attenzione. Una buona attenzione. Del Fonso la mette per darsi. 1-0 Bolton. Contropiede micidiale. E c'è il gol del numero 17. Finalmente in gol Darcy, bravissimo Del Fonso, finalmente. Fa una cosa giusta Del Fonso in questa partita. Da in mezzo lui assoppa, poteva anche incrociarla, ma decide di metterla lì sul primo palo, il portiere non potrà mai arrivarci. E quindi Darcy sigla il gol del momentaneo vantaggio del Bolton, che è fottutamente giusto. Entra la palla buona per Guttau, attenzione Guttau si gira, palla buona per darsi il sinistro, doveva avanzare qui, doveva assolutamente avanzare, mi ero creato lo spazio giusto. Comunque primo tempo magistrale ragazzi, primo tempo perfetto, dovrò che metterò Semenio per chiudere le pratiche. Hunt, attenzione, attenzione che passano, aiuto nei semi, attenzione. Palla che passa, aiuto!
Esterno rete, ma sarà corner. Riguardiamo la palla che passa, lui la aggancia e poi calcia, bravissimo Silvan con il polso, tipo col braccio la prende. Aiuto! Palla che resta lì, via, 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 via. Bella qui la palla, l'idea è buona, è giusta. Ante in anticipo, bravissimo Hunt. Non è stata una gran mossa mettere Scott per Starcevic. Attenzione, il destro! E c'è il gol. C'è un cazzo da fare, ragazzi. Lo becchiamo sempre un gol a partita. Oh. Un gol a partita io lo becco sempre. Troppo spazio. Qui siamo rinculati troppo. Poi ho lasciato la palla con il gran destro sotto la traversa. Taiki Hara. 1-1. E niente, ragazzi. Ce la siamo rischiati troppo sto secondo tempo. Sto sbagliato anch'io a togliere Sarcic cioè più che a mettere Scott. Poi non abbiamo più spazio. Devo rincominciare. Comley, un po' di spazio. Carica il sinistro. È un passaggio per Friar. Qui sbagliano però, attenzione. Politi, ce l'hai dal cazzo, Semenio. Comley, attenzione. In mezzo. Ancora. Perdersi. Semenio. Che culo, ragazzi. Che culo, ripassiamo di nuovo in vantaggio con una serie di omaggi da parte degli avversari perché qui hanno sbagliato loro. Riguardiamo qui. Palla che passa. Calcio, miracolo del difensore. Poi Semenio da due passi fa quello che sino ad ora non è riuscito a fare, ovvero gol. La fortuna, ragazzi, è dalla nostra parte. E intanto faccio i cambi. Dicevo, la fortuna è dalla nostra parte. Grandissima palla di Crawford per Dennis Politic. Palla cresta lì. No, che cazzo ho fatto? Che cazzo ha fatto, bravissimo Guttau, però Guttau si crea lo spazio per calciare, lo fa benissimo, ma palla in bocca al portiere, attenzione qui, non c'è più tempo però, 2-1, altra partita risicata, risultato un po' veramente, abbiamo vinto per un colpo di spada, come si diceva un tempo, 2-1, vittoria molto sofferta, insomma, manca qualcosa a questa squadra. Un po' di più di tranquillità, non riusciamo a chiudere le prime partite e poi prendiamo sempre gol. Abbiamo un po' di resoconti. Resoconto su Paul Osejuh, Leif Davis e poi un'offerta per Brockbank, che non c'entrò mai. Allora, vediamo un po'. Ah, e sì, ciao, questo non lo prenderemo mai. Questo non lo daranno mai via. Osejuh invece non è per niente male. 20 anni 63. Ci farebbe comodo. Oh, domani avremo anche Nesta addirittura. L'ha chiamato in onore di Nesta. Impazzisco. Wow, che bella cosa. Va bene. Vabbè, aspettiamo un giorno perché c'è anche il suo di resoconto. Cazzo, abbiamo già un'altra partita. No, la partita col Southampton. Ma io vorrei tanto che se ne sloggiassimo. Allora, vediamo anche Nesta Guinness Walker. Mazza, ma questa è una belva. Chissà quanto vale. Allora, proviamo a fare un'offerta per... Allora, ragazzi. Allora ragazzi, ci ho pensato un pochino e proverò a prendere non Guinness Walker, bensì il suo collega di reparto. Che è? Aspettate, eccolo qua.
Va bene. Che pollo Oseyu, non so, Osev, non so, Madonna ragazzi, non so come si pro può pronunciare. Anche se poi in inglese, Paul Ose, non ce n'ho idea. Vabbè, comunque sì, proviamo a fare un'offerta. Ok, perfetto, sono disponibili a un'apertura, quindi. Io provo sempre, ragazzi, a vendermi i difensori centrali di troppo, perché c'è una Valdelani, avanza offerta. No, c'è alcuna contropartita tecnica. Cioè, non interessa realmente nessuno a loro. Allora facciamo una controfferta. No, vabbè, ci starebbe comunque. Clausola 6%. Rinnovazione offerta cartellino ci sta. 5%. Facciamo. Tanto è quello, non vi crediate che sia tanto di più. Ok, perfetto. Accettano la nostra umile offerta. Va bene, Hill. Ha trattato, adesso tocca al ragazzo scegliere se venire o meno. Perfetto, hanno accettato ragazzi, altro acquisto in casa Bolton. Arriva, o meglio, arriva, sì, è arrivato, adesso si dovrà aggregare al gruppo. Oseyu, chiamiamolo Oseyu giusto per comodità, è un 63 20 anni, quindi è molto molto adatto per competere con Mescol che ha 24 anni, insomma. Ecco, bidoneremo definitivamente Gordon, che speriamo di riuscire a mandarlo via. Oh, finalmente giochiamo contro il Wigan che è 17esima. Thanks guys, we're going to get started with the questions now. La presa di visione della squadra mi colpì lei addirittura. Dai, lasciamolo così. Successo di misura nell'ultima partita influirà sulla strategia da adottare contro. In qualche modo sì. Giocatori non hanno ancora esplosato. Eh sì, magari qualche eccezione, sì. Stiamo costruendo una squadra vincente. Pronti a immaginare se ma sta male. Sì, comunque se dovrei vendere assolutamente qualche subero c'è, in That's all we difesa have time for soprattutto. today, thank you. Comunque ecco, parlano del nostro acquisto, dicono che sia un affare. Affare per la squadra Bolton. Ma il Wimbledon è in terza divisione, giusto? Senza il ventenne, è certo. Vabbè, queste qua sono discussioni da bar. Comunque, trovo anche perché ho un Mescol stanchissimo. Eccoci qui, ragazzi, nuovamente in casa nostra, nuovamente a Bolton per la quinta giornata di campionato. Siamo agosto, già 5 partite, no? Sei impressionante. Ma vabbè, i nostri tifosi ci accolgono come sempre un numero impressionante, un'affluenza altissima dovuta alla promozione, alla vittoria della Coppa l'anno scorso, insomma, ci sono tante cose positive, finalmente una squadra che sta respirando, aria fresca e aria nuova soprattutto. Speriamo di dare continuità a questi risultati. Si parte ragazzi, parto un nuovo match.
Sì, benissimo, ma bravo Gordon qui ad essere posizionato bene. Attenzione, c'è una bella palla per Isgrove. Isgrove, destro, miracolo, poi palla che resta lì, devo lasciare sta palla. Gran parata di Jones. Attenzione, ancora Isgrove, che alza questa palla qui, magari un eccesso di leziosità. Si dà in mezzo ai due, ma era impossibile far filtrare la palla lì. E quindi ripartono loro. Madonna, che cazzo di lancio hanno fatto qui? Aiuto! No! Troppo lunga per fortuna. Attenzione, Keane! Greenwich. Oh, poi si fa scippa la palla a Green. E attenzione. Gordon in mezzo, mamma mia! Staccano loro! Staccano loro con Lang, se non sbaglio. No, con Keane, scusate, per fortuna mette alta, fortunatamente. Chiuso al momento. Oh là là, mamma mia, c'è Gordon che è completamente in ritardo. No, no, sinistro. Alexander, siamo sbilanciatissimi. Buona qui la palla per Semenio. Calo spazio per calciare. Lo fa! E ci deve mettere una pezza al portiere perché il tiro era insidioso. Guardiamo un bel destro, lui si è spostato la paura, passa sotto le gambe del difensore. Palla in mezzo per Semenio che stacca, no! Allora c'è Isgrove! Palla di Green Nigel! Fuori! Una serie di flipper in mezzo all'area, cioè dentro l'area. Poi c'è questo tiro e la palla esce. Mamma mia, peccato. Gordon. Semenio, bravissimo. Politic, mamma mia, malissimo oggi Politic. Infatti. Bravissimo, Gordon. Mezzo, attenzione, Semenio. Destro a giro. Ancora Jones. Bravo Gordon, sta giocando bene Gordon invece, mi sta piacendo. Palla in mezzo per Scar e tu, peccato. Palla per Greenage, che cazzo fai lì? Palla che passa, tutto solo, Semenio! Un varco! Si è creato e Semenio non sbaglia. Tutti ad esultare. Esplode il pubblico di casa. Guardiamo qui un paio di passaggi, loro escono malissimo e Semenio la piazza. Alle spalle del portiere, si è fatto male Scaret, mannaggia. Ora sentite il pubblico di casa come esulta. Bravissimo Scaret, recupera palla, c'è dall'altra parte Isgrove. Palla buona, attenzione. In mezzo, al volo! Dennis Politic! Forse chiudiamo la partita, almeno virtualmente. Per me è diventato veramente un rito festeggiare saltando i cartelloni pubblicitari. Poi sono pure alti, so. Qui bravissimo Semenio, mentre in sta specie di banfra lui arriva al volo e la schiaffa dentro. Altro gol al volo per Dennis Politic. Abbiamo un reparto d'attacco, ragazzi, che segna come pochi. Omley. Bella qui la palla, attenzione. Semenio. Semenio. Indietro, attenzione, proprio per Politic. Politic. Al volo! C'è gol anche per Crawford. Che si. Wow, fa queste specie di evoluzioni in area. Raga, calcio champagne oggi proprio. Sono tempo champagne.
qui Semenyo. Poletic cambia e lui di controbalzo, un tiro fantastico, fantastico ragazzi. Riguardiamolo da qui. Ottimo raga, 3-0, si fa i cambi. Entrata durissima di Green Age. No, no, cazzo, non è possibile, ragazzi, non è possibile. Oddio, non è possibile, non riesco a fare un clean sheet. Questi hanno fatto un tiro in porta, ragazzi, primo tiro in porta che fanno. Palla che passa, Greenage è troppo distante dall'attaccante. C'è il gol di McKenzie O'Neill. Niente, anche stavolta ragazzi chiudo facendomi bucare. Finisce qui ragazzi, 3-1 per i Bolton, altro trionfo per i Wanderers. Ragazzi, siamo inarrestabili, non so che può fermarci in questo momento. Mi sento proprio che Hill si sente onnipotente proprio. Dunque, nuovo stop. Sto cazzo di Baptiste non vuole andare via. Non capisco il motivo. Oh. Oh, questa l'accetto. Allora, cazzo ragazzi, partita subito contro il Southampton, minchia. Ci ha detto un po' iella, bisogna ammetterlo. Comunque vabbè, sta partita ragazzi si prende un po' con le pinze. Allora, abbiamo la partita contro i Saints, contro il Southampton. Ragazzi, è la prima volta che il Bolton e che Hill, cioè il Bolton no, ma Hill sì, è la prima volta che gioca con una squadra di prima serie. Quindi sarà un'emozione importantissima per lui. Vedremo come la gestirà. Tanto, giochiamo a casa nostra, peccato. Cioè peccato, oddio, meglio per noi chiaramente, però mi sarebbe piaciuto andare a giocare in uno stadio di Premier. Si gioca alle 19:15, orario particolare, ma a noi fa poca differenza. Purtroppo abbiamo problemi a centrocampo, chiaramente sono un po' stanchi sia Sarcic che Crawford, vedremo di fare un po' la staffetta durante il match. Eccoci qui ragazzi alla University of Bolton Stadium, stadio praticamente pieno perché ci aspetta una partita stupenda contro lo Southampton. Ragazzi, oggi è un lusso farci sta partita. Come ho detto negli spogliatoi, diciamo, avrei preferito giocarla da loro, però vabbè, pazienza, insomma, ci godiamo questa bella partita, ci confrontiamo contro una squadra che comunque sia una squadra che sono un sacco d'anni che si trova, cioè che milita in Premier League, sa il fatto suo, diciamo, e oggi è veramente bello potersi confrontare con loro. Sarei curioso di vedere più che altro la loro di formazione. Hill chiaramente schiera il meglio che ha ed è una buona rosa. Giochiamo con il nostro modulo, con il 4-2-3-1. Diciamo che il tridente lì dietro a supportare Semenyo. Mi fate vedere la loro di formazione, grazie, prima che mi caldano le palle, grazie. Eccolo qua, Forster, Walker Peter, Stonzo, Connor, Sims, Skiri, ma sinceramente, ecco, conosco pochi giocatori effettivamente della Premier, sono un po'. Ah no,
hanno Inks, attenzione a Inks, agli Onussi. Insomma, no, ah, no, non li conosco particolarmente, no, sicuramente è una buona squadra però. Va bene ragazzi, si parte. Secondo turno di Carabao Cup, abbiamo buttato fuori nel primo turno l'Oxford, vi ricordo. Usciamo benissimo palla al piede però, usciamo veramente egregiamente. Allora Ose Yuke è velocissimo. Semenio, bella qui la palla filtrante per Luttau che la mette sul secondo palo, mettono fuori loro. Abbiamo iniziato comunque sia con una certa brillantezza, vediamo quanto ci assisterà durante il match. Attenzione, Skiri, palla in mezzo per Inks. Inks destro e c'è il gol, ragazzi. Niente, è difficilissimo, ragazzi, difendere contro una squadra di Premier. Qui, insomma, potevo fare sicuramente qualcosa in più. Riguardiamo. L'ha lasciato girare troppo. Poi Inks tira una saracca che incrocia. Gran gol di Danny Inks, mi pare. Proprio lui. Peccato, ma sapevamo che oggi era pratico, cioè che oggi è difficilissimo. Non dar fastidio. Attenzione, no, no. Esci Silva, ormai esci. Aiuto, porta sguarnita, cross. Via. Darsi. Forza ragazzo! Oh, brutta palla! Ma recuperiamo con Darsi, no. Stones. Arpiona questo pallone. Proviamo il lancio, no, troppo corto, troppo corto. Poi Inks è veramente forte. Attenzione, Skiri. Un palla buona per Adams, sempre troppo lunga, e c'è un'ottima chiusura. Qui riesciamo a mandare. Bella qui da tramo di gioco, Isgro. Arca troia, troppo defilato, Isgro. Isgro. Sinistro. Mamma mia, che cazzo ha preso il portiere. Ha fatto una parata sensazionale. Uiaiai. Uiaiai. Adams. Grandissimo ancora. Silvan con un grandissimo senso della posizione. Esce alla grande. Darsi, ancora una gran palla, illuminante, palla in mezzo, ma che cazzo è? Sbaglia tutto, tutto sbaglia. Vabbè, no, finta. Giro, palo, credo, palo. Poi Jones. Allontana. Palla buona per Darsi. Palla brutta, ma passa! Fallo! Niente. Che palle, non ci fischiamo una sega noi. Bella qui la palla per Guttau. Può spingersi Guttau in avanti, attenzione! Guttau, indietro! Semenio! No! Raga, l'avevo vista dentro! L'avevo vista dentro troppo! Grandissima botta di Semenio, peccato perché la svirgola leggerissimamente. Tanto ormai non abbiamo più nulla da perdere, abbiamo fatto una gran partita. Niente, non ne stiamo prendendo più. Cazzo, no, 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 Redmond se ne va. E col pallonetto, ragazzi, ce lo mette. Niente da fare. Il Southampton fa il secondo gol e ci manda a casa. Abbiamo fatto il massimo, ragazzi. Bisogna essere sinceri, siamo calati molto nel secondo tempo. Stavolta, scusate, Nathan Redmond fa il gol che chiude le pratiche. Abbiamo avuto la nostra occasione, fra l'altro, il secondo tempo. Qui grandissima azione. Se ne va.
Il cross! Non riesce Del Ponza a far gol, peccato, ce lo meritavamo un golletto, ragazzi, ma finisce qui. Vincono loro, Madonna, quanto cazzo è grosso! Alto 3 metri. Faremo un'intervista post partita perché ci sta. Some questions regarding the match. Sono stati surclassati, addirittura surclassati. Squadra Bolton non ha trovato i gol oggi, fine. Vero, col perdere 2-0. Ings è stato tra i migliori in campo nelle file avversarie. Vabbè, ho capito, ma stiamo parlando di giocatori di altre categorie completamente. E vabbè, un Inks, sì, un Hill sicuramente soddisfatto della prestazione dei propri ragazzi. Ragazzi, siamo alle battute finali del mercato e io mi sto rendendo conto che forse avrei bisogno più di un trequartista che di un terzino, come invece ho fatto io. Dunque, ragazzi, dunque, ho trovato un ragazzo interessante come trequartista che potrebbe farci comodo ed è lui. Non ho il resoconto, è vero, però so che è del Brighton ed è cedibile in prestito. Quindi proveremo un prestito. E proveremo anche come vedere com'è il suo cazzo di prestito. Se si può fare o no, cioè come si fa il diritto di riscatto o meno. Vediamo. Andiamo a trattare con l'allenatore del Brighton. Credo che sì, sia lui. Ovviamente aspettavo anzi. Addirittura in ansia. Proviamoci il termine. Un accordo col prezzo di riscattarlo. Mi sembra una soluzione pratica. Siamo felici di chiedere al prezzo giusto. Beh, faremo un anno, no? Cedere in prestito per un anno. Vabbè, ci sta, insomma, 60 e 40. Sì. Mi sembra una proposta ragionevole. Ma io non so quanto vale. Ah no, offerta per il cartellino. Porca paletta, ma io non so quanto vale. Ragazzi, qui bisognerà andare un po'. Non so quanto vale, che cazzo di offerta posso fare io? Porca troia. Che ce lo giochiamo? Facciamo 500. Vabbè, proviamo mezzo milione su. Comunque non penso ci abbia un grandissimo overall. Farà super giù come Haig. Avanziamo, sono disposto a fare. Dovrà fare meglio. Mazza, questo qui mi sa che è proprio un bel giocatore. Controfferta. Beh, uè, zio, capisci le mie. Facciamo 800. Vediamo se accetta la nostra nuova offerta. Cosa? Mo' di più. Mo' di più. Sei impazzito questo. Facciamo 700.000, non ci si pensa più. Ma come no? No, porca troia, ragazzi, lo volevo troppo sto ragazzo. No. Cazzo.
Vabbè, vorrà dire che tenteremo più in là, spero. Allora, abbiamo alcuni resoconti. Però anche. No, vabbè, sti cazzi. Sì, perché lui è della Costa d'Avorio. Lo conto su Peter. Ah, e su Frederick Hammer. Tutti il Brighton sono, come cazzo è? Allora, ah, ma un esterno è questo Peter Gvargis. Gvargis, credo. No, vabbè, per l'amor di Dio, no. Non ho più tempo. Questo non me lo, probabilmente non me lo faranno prendere. Però questo potremmo provare a trattare col Brighton, magari cercando di riallacciare i rapporti. No, fatte tre, vabbè, abbiamo un'ultima partita, chiudo anche col mercato almeno, sto episodio. Magari oggi mi sbrigo. Ok ragazzi, ok, ci siamo. Questa è la formazione di oggi. Giocano molto simile a noi loro. Cioè molto, relativamente simile. Cioè non, in verità non giocano con gli esterni, però hanno un centrocampo piuttosto denso. E c'è Mowat. Un mio ex pupillo, comunque va bene, si va a giocare contro una buonissima squadra, qual è appunto il Barnsley. Dicevo, siamo contro il Barnsley, scontro diretto, bellissima partita ci aspetta. Veniamo da una partita impegnativa come quella in Carabao Cup contro il Southampton, che non ci ha ridimensionato chiaramente, non era una partita a prova per chissà cosa testare, visto che sono due categorie sopra di noi, quindi c'era poco da vedere, ma abbiamo reagito bene a quel test, a mio avviso. Quindi oggi ci aspetta una partita al nostro livello, vediamo di non sbagliarla. Tutto pronto, un po' di stretching e si va. Sarcevic bene, qui la palla per Darsi. Qui Darsi prova a spe. C'era l'idea del velo. Poi lanciano lungo. Attenzione, no, ci siamo ancora noi sul possesso palla. Darsi qui prova a inventare per Semeny, attenzione! Che dà fastidio, il portiere non si fida a prenderla con le mani, per poco non fa un frittatone. Attenzione qui, poi dice gran cross, mamma mia, un cross bellissimo, era bellissimo. Oh, qui sbaglia Sarcic malamente. Eccola, pallaccio di... A me ha ammonito, beh, a lui no, a me sì. Qui già due pesi e due misure. Attenzione perché va Mowat dai 22 metri. E quella è la sua mattonella, se va lui. Non va Mowat però, attenzione. Giro! Mamma mia! Sembrava gol, ragazzi, sembrava destinato a entrare sto pallone. Attenzione Williams, cross, no Kane, Williams ancora per Kane che si gira, aiuto, Williams, attenzione Sarri ce non fa fallo. Attenzione il destro e cala. Eccolo là che prendevi gol, che come ti dicevo prima. C'è niente da fare, ragazzi, il gol lo prendiamo sempre. Sta cosa è troppo preoccupante. È troppo preoccupante. Gran gol, c'è da dirlo. Qui ci hanno proprio aggirato. Stewart arriva in ritardo. E lui sul primo palo fa gol, perché poi sappiamo che come funziona sul primo palo. Niente, Coley, Woodrow, niente. Coley, peccato perché non meritavamo questa sorte, però è toccato, d'altronde non segni.
Ai ai ai, Williams. Entra dentro l'area. Aiuto. E vabbè. E vabbè, ragazzi. Qui proprio se n'è andato, c'ha veramente, c'ha inculato. La zero Barley. Malissimo qua, non sono riuscito neanche a contrastarlo. Poi sul cazzo di primo palo si segna sempre, è incredibile sta cosa. È incredibile. Dunque tutto è nato da uno sbaglio di Delfonso appena entrato, incredibile, o sto cazzo di giocatore come non ne combina una giusta quando entra. Non riusciamo a prenderli, ragazzi. E Cristo santo! Stavolta la prende Alexander. Cristo santo, ragazzi, non mi si prende più palla. Di testa, mamma mia, manco di testa. Palla arriva ad Delfonso, che vede dall'altra parte bene. Uttau. Uttau, può metterla. Ma no, ma tu cazzo ha colpito. Ma Cristo santo, ma come si fa a colpire così la palla? Era sulla testa. Ma dai, ma ragazzi, ma ditelo allora. Se ne va, ragazzi, ma questa è una marcia in più oggi. C'è un cazzo da fa. Cioè, l'abbiamo pagato giocare infrasettimanale. L'abbiamo pagato troppo. Niente, ragazzi, cadiamo in casa del Barley 2-0. Prima sconfitta stagione, che ci sta, per l'amor di Dio. Ci sta. Veniamo da un trittico di partite dove la fatica ha prevalso. E vabbè, insomma, ci sta, può capitare. Boh, finiamo bene questo mercato e poi ci rimettiamo in sesto. Va bene, ragazzi, oddio, un'altra coppa. La Trophy Cup incomincia. Mi sto iniziando un po' a rompere i coglioni di queste coppe, ragazzi, sono sincero. Veramente. Il calendario è troppo fitto. Cioè, settimana prossima si rigioca. Ci fanno di nuovo due infrasettimanali, si fanno. Cioè, è pesante, servono un sacco di giocatori. Vabbè, comunque sia, non è... Non è... Adesso dobbiamo occuparci di altro. Perché io 75? Minchia. Ah, perché non sto in promozione diretta, sicuramente per quello. Vabbè, comunque sia. Dunque, ragazzi, proviamo a prendere Vargas, come cazzo si dice, non lo so, ventenne, già un 61, ci potrebbe stare, anche se io vorrei questi altri giocatori. 4 milioni? Minzega. Abbiamo altri valori? Niente, è possibile? 900.000. Per Nebiu Perri. Orberg 1.900.000 vale. Wow. No, proviamo Perri. Provassi un prestito con diritto di riscatto? Vediamo per esercitarlo. Proviamo ad acquistarlo.
Allora, scambio giocatore, vediamo se riusciamo a vendere Delaney. Niente, ragazzi, incredibile, nessuno vuole sti cazzo di giocatori. No, vabbè, allora son disposto. No, vabbè, ci sta. 4%, no, vabbè. Facciamo così. Rimuovi clausola. Negozio offerta, facciamo 800.000, dai. Ok, perfetto. L'Östersunds ci viene incontro ed è favorevole ad un'offerta di 800.000 euro. A questo punto proviamo a parlare con Perry. Andiamo a incontrarlo. Beh, eccolo qua. Minchia, gli assomiglia un botto. Mettiamolo importante. Magnifico, perfetto. Firma di 4 ammazzo, 70. Vabbè, ci sta. E beh, chiaramente lo stipendio l'ho fissato. Facciamo 4.000, tanto non so quanto cazzo. Ok, un'offerta equa per lui. Ragazzi, abbiamo preso anche l'esterno. A sto punto non so se provare a prendere qualcuno tipo in prestito. Magari a, non lo so. Magari vediamo un attimo. Magari, perfetto, ragazzi, ragazzi, ragazzuoli. Preso un altro giocatore, ma non ho una marea, ho una catastrofe bene, ha un buon 62, comunque sia, può crescere sto ragazzo, ha buoni margini di miglioramento, ho visto. Va bene, sarà importante farli giocare. Comunque è il momento di cacciare via qualcuno, non è possibile che a certi giocatori non arrivano nessuna offerta. Ok ragazzi, cioè queste sono state le nostre spese, abbiamo preso 4 giocatori praticamente acquistandoli, non sono riuscito a vendere nessuno, sta cosa mi fa incazzare troppo. Oh, sono stati un po' di resoconti, vediamo un po'. Sì, vabbè, questo non è un granché. Che schifo. No, vabbè, per carità. Ho fatto bene come ho fatto. Ok, ragazzi, io vorrei capire se i signori del Brighton, se non sbaglio, sì, del Brighton, sono disposti ad accettare la nuova offerta. No, che palle, ma perché? Niente, oh, ragazzi, non ne vogliono più sapere. Proviamo ad avanzare. Tanto questo qui non se ne andrà mai. No, dimmi che l'ho venduto, ti prego. Vabbè, te pareva. Mamma mia, sto cazzo di Battista qui. Battista dei miei coglioni.
Niente, ragazzi, non arrivano. È una cosa impressionante come non arrivino offerte per sti cazzi di giocatori. Che poi non sono manco male, nel senso l'overall è discreto. Per una quarta divisione. Niente, ragazzi, mi dispiace, ma non possiamo prenderlo. Purtroppo, ragazzi, dobbiamo rassegnarci. Sterling. Vabbè ragazzi, ho deciso che il mercato estivo finisce qui. Faremo le dovute valutazioni a gennaio per fare una nuova campagna acquisti, sicuramente meno importante, ma oh, finalmente è tornato? Si è ripreso? È la tua occasione. Abbiamo una nuova stella, non ce ne passiamo, però. Bene, arrivano anche gli aggiornamenti. Vediamo un po'. Ma questi ne mancano. Ma manca tantissimo ancora ste relazioni. Ma ancora non mi convince nessuno. Va bene ragazzi, l'episodio termina qui. Niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.